concediamo un buon pranzo, qualche battuta per scacciare la stanchezza, infine uno sguardo all'orizzonte. Sono preoccupato, un timore che mi porto dentro dalla partenza. Il Cervino è bianco di neve, nessuno lo ha ancora salito. Chi ci ha provato ha rinunciato, qualcuno non è tornato. Mi chiedo se valga la pena rischiare tanto per salirlo una seconda volta, se non sia il caso di rinunciare. L'indomani, tappa di trasferimento alla Hornliutte, dove la sera Raffaele ed Andrea si uniranno a noi. Siamo sempre più vicini alla meta e con essa al momento della verità. Nel frattempo Laurent ha sostituito Lucio alla testa del gruppo. Ora di cena, la tensione è alta, i dubbi, le paure, come sempre, mi attanagliano e come sempre domani svaniranno. Guardo i miei compagni, Andrea non lo conosco, ma sento che su di lui si può contare. Laurent è una guida giovane, preparata, che viene da una grande scuola. Raffaele mostra una cieca fiducia in me, non lo posso deludere. Giorgio, che dire, mi ha accudito come un padre lungo tutto il percorso. Non lo ringrazierò mai abbastanza. Domani sarà un gran giorno. Lo devo ad ognuno di loro. Ora che tutto è finito, il pensiero vola ai compagni che mi sono stati accanto, alle montagne salite, ai momenti vissuti.
mentre ancora mi rimbomba dentro l'applauso con cui alla Hornby venne accolto il mio rientro. Grazie per questo grande dono. Wise men said, just walk this way to the dawn of the night. Wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside.